Cari amici, ben trovati. Questo è un video dal centro di Londra. Sono Hyde Park. Hanno fatto una spiaggia artificiale e c'è anche un piccolo laghetto. Ve lo faccio vedere con le paperelle. E questo qua è un progetto futuristico, come vedete. È anche una giornata che non piove, quindi ci va anche abbastanza di lusso. Quindi, questo per dirvi che aggiornamenti dal sud Italia, dalla Terronia, e lo posso dire perché avendo sangue pugliese posso offendere i terroni. Ok, aggiornamenti dalla Puglia. Adesso mi trovo al mare vicino a Rosa Marina, mettiamola così, Lido Morelli, per chi conosce, da queste parti sono. Anzi, darò anche una hint geografica. Per chi riconosce quel pilone lì, magari capisce meglio dove sono. Quindi ci troviamo in Puglia. Iniziano le vacanze, sono le 8. Sono andato in spiaggia presto per evitare i colpi di caldo, che sapete che il caldo ultimamente sta mietendo vittime. Fortuna che il governo ha messo a disposizione il numero 1500, che posso chiamare in caso di insolazione. Nel caso di finire la bottiglietta d'acqua ghiacciata, potrei chiamare il numero 1500 e qualcuno mi salverà. Quindi, a parte le battute, che non sono neanche battute perché in effetti fa caldo, ma comunque ha sempre fatto caldo, volevo raccontarvi della zona a traffico limitato di Villanova di Ostuni, che è qua vicino. Praticamente è iniziato il weekend scorso, quindi metà luglio, la ZTL a Villanova. Villanova è un posto piccolo, non so, ci avrà 1000 abitanti, però è un posto di mare, c'è il porto, c'ha il ristorante, il panettiere, insomma, carino, bello, no? Tanti turisti, tanta gente che va a fare la spesa, a farsi un giro. Hanno fatto la zona a traffico limitato sabato e domenica, che inizia sabato alle 5 di pomeriggio e va avanti fino alle 3 di notte, e poi riparte la mattina dalle 8 del mattino alle 3 del lunedì di notte. Il comune quindi ha fatto questa ZTL lungo tutto il porto, da Ponente a Levante, come dicono loro. Saranno 1 chilometro di passeggiata, adesso non si può più raggiungerla in macchina, e questo chiaramente ha suscitato l'incazzatura della maggior parte del popolino, del popolo, e probabilmente anche dei turisti, quando se ne renderanno conto, visto che ora per raggiungere questa passeggiata al porto bisognerà scarpinare, perché non si può più guidare lì e trovare un parcheggio, mettersi in una via traversa. Hanno chiuso, e ovviamente questo con i migliori intenti, con le loro stronzate. Andate sul sito, sulla pagina Facebook di Villanova di Ostuni, e leggetevi i commenti a fronte appunto della notizia di come la gente sia incazzata nera, denunciando il fatto che è bella l'idea della zona a traffico limitato. Si dimentichi il fatto che questo è un paesino piccolo, tutti i negozi sono concentrati nella via del lungomare, e quindi comunque uno dovrà scarpinare non so quanti centinaia di metri, se non chilometri, per raggiungerli adesso, perché non potrà più arrivare lì vicino e parcheggiare. Cioè, non stiamo parlando di Milano o di Roma, stiamo parlando di un posto con 1000 abitanti, forse ne ha 500, non lo so, comunque un posto piccolo. E l'unica cosa bella che aveva, importante che aveva, era questa zona del porto, e l'hanno chiusa nel weekend. Così, se tu vuoi andare, dici: vado a comprarmi un pesce, vado a mangiarmi un gelato la sera, vado a farmi una passeggiata. No, devo andare, parcheggiare lontano e farmela a piedi, come un coglione. Allora, io sono giovane, bello, intelligente e in forma, e posso farlo. Potrei farlo, ma comunque mi passerà la voglia di farlo. Ma come giustamente dicono quelli nei commenti, dicono: ma gli anziani, le donne con bambini, passeggini, così, chi è malato, chi ha le stampelle, chi ha sedia a rotelle, come cazzo fa? Deve farsi la maratona per arrivare a farsi una passeggiata in un posto dove, comunque, ti ho detto, un lungomare sarà 1 chilometro scarso, non è che c'è chissà che. Quindi uno prima era felice di andarci, parcheggiava, faceva le sue cose e andava via. Adesso praticamente non ci andrà più nessuno, o comunque saranno disincentivati. Il weekend sarà un mortorio, e il turismo ovviamente festeggerà, le attività commerciali turistiche saranno felici di perdere clienti e di essere deserte. Questo sempre nel nome del green e delle cretinate che vengono promosse negli ultimi tempi. Oltretutto aggiungo una cosa: considerando che c'è il problema del caldo,
il numero 1500, il centralino che squilla sempre. Non è che hanno pensato che facevano una ZTL costringendo la gente a camminare per centinaia di metri al caldo, complicargli la vita. Questa cosa potrebbe veramente avere degli effetti sulla salute di chi, appunto, anziano, donne, malati, devono raggiungere un posto camminando più del dovuto. Questa cosa non l'hanno calcolata nei loro piani green ZTL, no? Queste amministrazioni di subumani venduti, probabilmente sinistroidi PD, che promuovono la distruzione dell'economia locale a vantaggio dei loro probabilmente portafogli, del loro ranking nel World Economic Forum, non lo so. Queste amministrazioni che devono promuovere queste stronzate ovviamente lo fanno perché poi gli diranno: bravo, fai i compiti, mi raccomando, devi essere green, devi fare la zona traffico limitato in un paesino piccolissimo dove non c'è niente e le uniche attività che ci sono devi isolarle nel weekend, il periodo in cui fanno più soldi. Bravissimi, complimenti, continuiamo così. E tra l'altro questa cosa non è che dici è il discorso degli Euro 5, gli Euro 6, cioè voi potete anche avere la Tesla del 2023, ma non vi fanno entrare, zona traffico limitato, non ci si muove, quindi non è neanche un discorso di inquinamento, proprio hanno bloccato tutto e quindi complicando, rovinando la vita all'economia locale e ai potenziali turisti che volevano andarci o anche ai locals che volevano fare la spesa. Complimentoni, andiamo avanti così. E per ora queste sono le notizie dalla Terronia. Se qualcuno di voi fosse locale, fosse da queste parti, ci si volesse vedere per un panzerotto, una cosa, anche andare in spiaggia, qualcosa, scrivetemi. Potete scrivermi, l'email è lì sotto, la trovate, mi mandate un messaggio, ci possiamo anche organizzare. Tanto starò qua, non dico a lungo, però abbastanza giorni da potenzialmente incontrare chi volesse incontrarsi. Se no ci vediamo al Bar Emporio a Lugano, ok? Ciao amici, buona giornata, un saluto da Hyde Park.